Ben ritrovati a tutti quanti, signore e signore. Quest'oggi voglio proporre una ricettina facile, semplice, molto economica secondo me. Voglio proporre del pollo al lime con del peperone dolce. Sa quei peperoncini dolci? Non sono proprio friarelli, ma sono peperoncini dolci. Questo periodo è il momento, sicché va benissimo. Ma andiamo a vedere subito gli ingredienti. Gli ingredienti per 3-4 persone sono un po' di peperoncino, un bello spicchiettino d'aglio, circa 2-3 etti di peperoni dolci. Questi sono peperoncini dolci, si possono trovare facilmente, potete usare anche friarelli se vi interessa. Un bel lime, naturalmente. Poi ho preso circa mezzo chilo di sovraccosce, così sono andato anche a risparmiare, però si può utilizzare benissimo il petto di pollo. Un po' di farina, dell'erba cipollina, sale quanto basta e olio di vello buono, mi raccomando. Ma andiamo subito a vedere come si fa, perché non si può perdere tempo qua. Prendiamo l'aglio, lo schiacciamo con una mano, così, levate la pellicina e ci mettiamo dentro 5-6 cucchiai d'olio, lo spicchiettino d'aglio, un pezzettino di peperoncino, questo è bello forte, ci andremo piano, no? Se hai già provato l'altra volta, portate alla bocca. Un consiglio: quando toccate il peperoncino andatevi subito a lavare le mani, perché potrebbe essere fatale. Sentite, inizia già a soffriggere il nostro olio, lo facciamo un attimo insaporire. A questo punto ci andiamo ad aggiungere i peperoni. Tappiamo, abbassiamo. Nel mentre cucinano i nostri peperoni, vi faccio vedere come si pulisce la sovraccoscia, perché la sovraccoscia c'ha l'osso, c'ha la pelle, invece noi vogliamo dei bei bocconcini bellini. Prendete un coltellino bello affilato, levate intanto la pelle, molto semplice. E ora dobbiamo andare a incidere dove c'è l'osso, proprio sopra. Ci fate una leggera incisione, andate tutto intorno all'osso a ripulirlo proprio dalla carne, sia da un lato che da quell'altro. E ora molto semplicemente andiamo a tirare l'osso, che verrà via, che è una bellezza, almeno dovrebbe. Eccolo qua. Questo naturalmente non lo buttiamo via, lo teniamo da parte, ne ho già puliti tre. La pelle vi consiglio di buttarla via perché è troppo grassa, però tutti questi rimasuglini qua le mettiamo a fare un bel brodo di pollo, che lo servite quando vi sentite male e cioè avete l'influenza. Ora si va verso l'autunno, tempo di influenza, un bel brodino di pollo fa buono. Dopo averlo pulito facciamo dei piccoli bocconcini, le mettiamo da una parte. Fatti i nostri bocconcini, con un po' di farina la mettiamo in un piatto, infariniamo i bocconcini. E ora bisogna solo aspettare che i nostri peperoncini sono pronti. Andiamo a vedere. Sì, hanno fatto un bel lavoro, si sono cotti bene, guardate lì che bellezza. C'è solo allora da metterci il nostro pollo, facendoci un po' di spazio naturalmente, le riginiamo un attimino e ci mettiamo il pollo. Alziamo un attimo il fuoco per far cucinare bene il pollo. Mi raccomando, rigiratelo bene, che cuocia da ambo i lati. Mi ero scordato di dirvi che ci vorrà anche un po' di vino bianco. Quando saranno cotti tutti e due i lati, ci mettiamo un po' di vino bianco, facciamo evaporare. L'abbassiamo leggermente e ora strizziamo il lime. Un lime basta, perché, come ben sapete, il lime ha un sapore bello fortino. Lo saliamo leggermente, alziamo, perché ora aggiungeremo il lime. C'è un motorino, bimbi. Ci aggiungete anche un filino d'acqua proprio per terminare la cottura, mischiata il lime naturalmente. Tappiamo. Un minuto e il nostro piatto sarà pronto, pronto per essere servito in tavola. Nel mentre finisce di cucinare ci prepariamo un po' d'erba cipollina, che servirà per guarnire e per dare anche un tocco in più al nostro piatto. Guardate che bellezza, ha fatto tutta questa bella cremina. La facciamo ritirare leggermente. E il piatto è pronto. Pronto per essere servito in tavola, naturalmente. Ci aggiungiamo un po' di sughettino alla porzione. Guardate che cremina mi ci è venuto. E per finire un po' di erba cipollina sopra il pollettino e siamo a posto. Eccolo qua, un piattino molto semplice, molto facile, molto veloce. Io ora assaggio prima il peperone.
che si scioglie in bocca, del bocca. E ora vado ad assaggiare un pezzettino di pollo. Ci prendo anche un peperone di nel mezzo, così assaggio anche tutte e due. Prima ho fatto solo il peperone. Molto 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 buono. Cosa veramente semplicissima, lo fate in 10 minuti. Se vi piace ci aggiungete un altro po' di piccantino, perché questo è bello piccantino, se no va bene anche senza. Il lime col piccante secondo me è troppo buono. Comunque, che dire, ringrazio tutti quanti. Voglio salutare in particolare una persona che mi tutte le volte mi scrive e mi chiede se la posso salutare, la signora Madonna Pieri. Vi mando un bel bacione e saluto naturalmente tutti quelli che mi seguono, che mi mettono mi piace, che mi commentano, anche quelli che mi trattano male, c'è problema, ne voglio bene anche a loro, d'altronde ci si può fare nulla, non si può piacere a tutti. Condividete, ha detto bene Andrea, mettete mi piace, fatevi che vi pare, che è la meglio cosa di tutti. Rifatela e mangiatela. Rifatela, perché ve lo dico, ci vuole un quarto d'ora per farla, è semplicissima, se no utilizzate anche il petto di pollo, che è ancora più semplice, non ci avete nemmeno da disossare. Con questo vi mando un bacione a tutti quanti e alla prossima.